Natale è passato! E poi cosa dobbiamo fare? Nulla. Sostanzialmente è finito. Cosa? Tutto. Non abbiamo fatto il presepe! Il nostro presepe. Che mitico! Marco, riprendilo un po' più da lontano che lo vediamo meglio così tutto insieme. Guarda che figo, che mitico che è! Adesso vediamo i dettagli. Allora, abbiamo il pozzo qui davanti. A fuoco. Ok, il pozzo con il signore che sta andando a prendere l'acqua, anche la signora con l'anfora. Qui a sinistra abbiamo i re magi con il loro cammello pronti per andare da Gesù, sono ancora lontani. Lì in fondo abbiamo il mulino con la rivendita del pane a fianco, con tutti i tipi di pane, le rosette, i filoncini. Lì su abbiamo le casette di Betlemme con tutte le luci. Abbiamo un signore che sta scendendo dalle montagne. Poi a fianco al forno del pane e alla rivendita del pane abbiamo la rivendita di frutta e verdura. Ok, il costo del pane è caduto, perfetto, sta cadendo tutto. Abbiamo un terremoto a Betlemme, signori! Ma poi è stabile questa cosa? Che bisogna considerare che il muschio che abbiamo usato è riciclato, noi non prendiamo il muschio ogni anno, non è giusto, a livello ambientale non è giusto, quindi noi lo conserviamo e lo ricicliamo ogni anno, non è la stessa cosa, ma pazienza, intanto è bello lo stesso. Poi abbiamo il mulo, l'asinello qua, che sta portando le anfore, perché in fondo abbiamo anche la sorgente dell'acqua, con tutti i signori che stanno vendendo le anfore e le brocche in terracotta e stanno andando anche a prendere l'acqua. E poi abbiamo il pastorello in alto con le pecore e la capanna in legno fatta da nonno Francesco, bellissima, con la paglia, Gesù bambino, la Madonna, gli angeli in alto che stanno cantando, ce n'è uno qui che sta
chiamando i pastori, che sta cantando e sta chiamando i pastori. In alto c'è anche la stella cometa, eccola qua, la stella cometa che non sta mai ferma, è sempre in movimento. E qua abbiamo lo stesso, gli angeli sopra un uraghe che sta cantando e chiama i pastori, ne abbiamo uno là. Qua abbiamo i suonatori, qui davanti al fuoco abbiamo i suonatori che suonano per Gesù bambino. E poi i vari signori, questi sono quelli che hanno la rivendita del vino, l'enoteca. Qui abbiamo il ponticello che aveva costruito Papà Rinaldo, un signore che sta andando a portare i pesci a Gesù. Insomma, il nostro presepe è una figata pazzesca. Andrew, vieni che lo vedi da vicino. Che mitico! Facciamoci un applauso! Bellissimo! Siamo troppo bravi! Molto soddisfatti del nostro presepe. Ah, sì. Cosa ne dici? È venuto veramente bene. È mitico, ci piace. Quest'anno abbiamo messo anche le lucine, non le mettevamo mai, adesso abbiamo messo anche le lucine. Adesso è bello. È bellissimo. Ciao amici! Ciao ragazzi!